domani ci sarà un altro mito, come Diego Armando Maradona. Il palco si sta allestendo, Piazza del Plebiscito, attraverso misure di sicurezza accoglierà il Pibe d'Oro, un successo quando si lavora insieme per restituire un momento di storia e di spettacolo. Io mi auguro davvero che sia una festa di unità. Cioè, Diego ha avuto la capacità di unire tutti i tifosi napoletani, li ha fatti sognare, mentre sognavano ha trasformato il sogno in realtà. Cioè, nessuno mai pensava che si potesse vincere lo scudetto a Napoli. Diego, insieme a una squadra, a una società, ha trasformato il sogno in realtà. Domani io la vedo come una festa di popolo, la vedo come una cosa finanche sobria. Cioè, non è tanto la festa musicale, la festa degli artisti, la festa dei cantanti, la festa di chi qua fa questo anche più volte. È un giorno speciale perché si dà, questo è il fulcro della serata, la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona. Sul punto ognuno la può pensare come vuole, ma credo che si riconosce al più grande giocatore di tutti i tempi, almeno questa è la mia opinione personale, sicuramente lo è per noi napoletani, il fatto di essere anche formalmente napoletano. Cioè, lui lo è già, basta vedere quello che ha scritto anche ieri sulla sua pagina Facebook, ma adesso lo si sancisce in modo formale. Questo è un tema assolutamente fondamentale. Al calciatore, al genio Diego Armando Maradona, si crea attraverso la cittadinanza un legame anche formalmente indissolubile per sempre per la nostra città. Tutto questo solo per amore per Napoli e finanche, ovviamente lo voglio ribadire perché c'è stata anche qualche polemica di troppo, il Comune non ci spende un euro, come voi sapete, il Comune in questo ha la capacità, come dire, di creare dal nulla un evento.